Mico Cavaler, candidato sindaco Acerea per Nuova Alba Acerea e lista Cavaler sindaco. Quale sarà il primo progetto che intende realizzare se si diventerà sindaco? Primo progetto avrei in mente di trasformare l'associazione Appio Spagnolo in fondazione Appio Spagnolo. Questo per cercare di incentivare l'artigianato di Acerea, e non solo di Acerea ma anche della zona del Veronese, e aprirlo a nuove realtà non solo nazionali ma anche internazionali. Quindi questo sarebbe il primo progetto. Già che ci sono, dico anche il secondo, che è la ciclabile che collega il Parco delle Vallette di Acerea al Parco Naturale di Bovolone. Questo sarebbe un bellissimo circuito attraverso l'argine del Menago e collegherebbe i due parchi che secondo me hanno un interesse notevole. Due temi importanti di questa campagna elettorale: immigrazione e lavoro. Cosa farà se sarà sindaco? L'immigrazione è un problema molto sentito, deve essere considerato a livello territoriale del paese, non possiamo fare molto perché il problema è a livello europeo e nazionale. Noi abbiamo fatto uno studio sullo SPRAR, non vogliamo partecipare allo SPRAR perché secondo noi non è utile per il comune di Acerea. E logicamente però dobbiamo avere un secondo piano se qualche privato vorrà rendere disponibili dei locali al prefetto. Assolutamente avremo maggiori controlli per queste situazioni. Cosa fondamentale che si può fare da subito è quello di avere una polizia municipale altamente formata, perché questo è utile sia per i vigili, perché loro hanno dei rischi notevoli, ma anche per i cittadini. Quindi la cosa fondamentale è, prima cosa, no allo SPRAR, seconda cosa, maggiore controllo sul territorio. E sul lavoro? Il lavoro, il progetto che le dicevo prima, quindi la trasformazione dell'Appio Spagnolo da associazione a fondazione, vuol dire che noi cercheremo di incentivare quello che è il core business di Acerea, che è ancora quello, cioè l'artigianato, soprattutto l'artigianato del mobile. Attraverso che cosa? Attraverso un contenimento delle tasse, il più possibile, e logicamente dopo con nuove iniziative, tipo l'allargarsi delle iniziative con la Fondazione Appio Spagnolo e con varie fiere che verranno fatte, sempre tramite però i privati. Un appello agli elettori. Perché devono votarci? Molto semplice, perché noi siamo un nuovo gruppo, un gruppo serio, non abbiamo partiti, quindi siamo totalmente focalizzati a Acerea, non abbiamo quindi interessi particolari, ma l'unico nostro interesse è quello di migliorare la vita di Acerea.